Incendi boschivi. Nelle Marche bruciati 13 ettari in 24 giorni. Tra le cause, i fuochi accesi in campagna e le fiamme accidentali. I piromani rischiano dai 6 ai 10 anni di reclusione. In azione, ogni giorno, 53 unità dei pompieri. Inaugurerà a Palazzo Bracci Pagani venerdì 26 luglio la mostra dedicata al pittore marchigiano Osvaldo Licini. Con i sassi d'autore si è fatto conoscere in tutta Italia e all'estero, un'arte frutto di creatività nata quasi per gioco. L'autore è il fanese Stefano Furlani. La polisportiva Treponti lancia la Treponti Academy, una nuova scuola di calcio per i più piccoli, dai pulcini agli allievi. Aperte le iscrizioni. Voci, volti e talenti nuovi ed emergenti. Dal 25 al 27 luglio torna a Petriano il Festival del Gallo d'Oro. Un saluto a tutti voi telespettatori di Fano TV e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Nell'ambito della campagna antincendio boschivo, i vigili del fuoco delle Marche hanno stilato un bilancio dal 1 luglio ad oggi che conta già 9 roghi e 13 ettari bruciati. Spesso le cause sono legate ad attività umane eseguite con incuria e senza la giusta attenzione. I particolari nel prossimo servizio. Periodo critico nelle Marche per gli incendi boschivi. Dopo l'andamento tranquillo del 2023, tornano le condizioni di secco e caldo che avevano funestato l'anno 2022. A causa delle persistenti condizioni meteo con temperature superiori alla media, si sono verificati a partire dal 1 luglio già 9 incendi di bosco. La superficie bruciata complessiva ammonta a poco più di 13 ettari. In media ogni incendio ha percorso circa 1,5 ettari. Gli incendi boschivi nella stagione estiva molto spesso sono causati da attività eseguite con incuria e senza la giusta attenzione, come nel caso dei fuochi accesi in campagna per bruciare le potature o le sterpaglie. Meno frequenti i casi di incendi appiccati con intenzioni di dolo, così come gli incendi appiccati da piromani. Importante il lavoro svolto dalle squadre dei vigili del fuoco, aiutati con un potenziamento periodico dell'assetto operativo. A questo proposito, infatti, nei giorni tra luglio e agosto, nel periodo di maggior rischio di incendi, si aggiungono le squadre boschive pronte ad intervenire nelle Marche per spegnere celermente gli incendi di bosco. Importante il compito della sala operativa unificata tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco, che consente uno scambio di informazioni continuo ed efficace per garantire la migliore gestione delle risorse necessarie per svolgere gli interventi. Oltre alle squadre a terra per combattere gli incendi, vengono utilizzati validi mezzi aerei come i Canadair e un elicottero antincendio della Regione Marche con base a Cingoli. Questo mezzo in 20 minuti è in grado di raggiungere qualsiasi luogo delle Marche. In totale anche quest'anno 53 unità dei Vigili del Fuoco si dedicano giornalmente alla lotta agli incendi boschivi. Sempre alta la guardia contro gli incendi boschivi. Nel 2023 è stato modificato l'articolo 423 bis del codice penale con un ampliamento delle fattispecie che rientrano nel reato di incendio boschivo e con l'innalzamento del minimo della pena sia in caso di dolo che in caso di colpa. Nel caso del dolo, in particolare, l'innalzamento del minimo a 6 anni rende di fatto praticamente impossibile la sospensione condizionale della pena. In caso di avvistamento di fiamme, ogni cittadino può contribuire alla tutela dell'ambiente contattando tempestivamente il 112, numero unico di emergenza. Estendere a 24 ore il servizio della seconda ambulanza infermieristica AST della Potes di Fano è la richiesta del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Francesco Panaroni, che ha depositato una mozione per impegnare il sindaco e la giunta a farsi portavoce di questa necessità per garantire ai cittadini la sicurezza in termini di tempestività degli interventi in emergenza-urgenza. Il 10 luglio, ha ricordato Panaroni,
un cittadino di Bellocchi ha chiamato il 112 per chiedere l'intervento del 118 per un paziente in arresto cardiaco. A causa della non presenza dell'ambulanza nel territorio di Fano, è stata inviata un'ambulanza da Calcinelli e una da Marotta, con tempi di percorrenza più dilatati. Purtroppo, però, l'esito è stato infausto. È iniziata la pulizia della tratta ferroviaria Fano-Urbino. Anche quest'anno, ha commentato soddisfatto Polegioni dell'Associazione Nuova Fano, ho chiesto all'ente Ferrovie di intervenire e di predisporre un programma annuale di interventi. Ho segnalato la questione al prefetto di Pesaro e Urbino, che si è subito interessato con una lettera ad RFI, inviatami per conoscenza, nella quale invitava l'ente a provvedere quanto prima alla pulizia. Mi auguro sia un intervento accurato, come ho già chiesto, anche nella tratta che costeggia via Regolo a Cucurano di Fano. Forse è il caso che si pensi veramente all'uso di questa tratta, aggiunto Polegioni, a favore di un percorso ciclabile e pedonale che unirebbe molte zone della città. Dopo l'intervista andata in onda ieri nel nostro telegiornale a Paolo Reginelli, un nostro telespettatore ha voluto dire la sua a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal presidente uscente di ASET. A proposito dei parcheggi a pagamento in zona mare, ci ha scritto il telespettatore, non tutti abbiamo degli stipendi pari al suo, perciò ci tengo a far sapere a Reginelli che se a lui 6 euro al giorno non cambiano la vita, per qualcun altro invece non è così, specie se la cosa si ripete tutti i giorni o quasi e magari in famiglia si usa più di un'auto. Per quel che riguarda la gita a Rimini o Riccione, ha concluso il signore, mi dispiace ma non è lontanamente paragonabile perché sarebbe una tantum e non una spesa giornaliera. E ora ci spostiamo a Palazzo Bracci Pagani, in pieno centro storico di Fano, dove venerdì 26 luglio verrà inaugurata una mostra con le opere del pittore marchigiano Osvaldo Licini. Vediamo. In volo con Licini è il titolo della mostra organizzata dalla Fondazione Carifano a Palazzo Bracci Pagani. Presidente Gragnola, quando sarà allestita l'esposizione e fin quando rimarrà aperta? La mostra di quest'anno a Palazzo Bracci Pagani è dedicata a Osvaldo Licini e la mostra verrà inaugurata venerdì 26 luglio alle ore 18, l'inaugurazione presso la Pinacoteca di San Domenico e poi ci sposteremo alla Diana Art Gallery a Palazzo Bracci Pagani. La mostra rimarrà aperta dalle ore 21 alle 23 tutti i giorni, escluso il lunedì, fino all'8 di settembre. Dopodiché, fino al 27 di ottobre, rimarrà aperta nell'orario pomeridiano dalle 17.30 alle 19.30 il venerdì, il sabato e la domenica. È un evento ad ingresso libero, come tutte le mostre organizzate dalla Fondazione. Mi preme sottolineare che questa è la 12ª mostra a Palazzo Bracci Pagani, nella Diana Art Gallery, che la Fondazione organizza in 9 anni di attività, da quando è stato allestito questo spazio. Con Stefano Papetti, invece curatore della mostra, ripercorriamo la storia del pittore Osvaldo Licini. Licini è nato a Montevideo Corrado nel 1894, ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Bologna, poi ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale, è rimasto ferito nel 1916 e decide appunto di trascorrere la convalescenza a Parigi, dove già da tempo abitavano i genitori. Quindi dal 1916 al 1926 Licini vive a Parigi a contatto con tutti i grandi artisti del suo tempo, con Picasso, con Cézanne, con Matisse. Inizia questa fase figurativa che caratterizzano gli anni 20 con natura e morte, ritratti, paesaggi. Poi nel 1926, dopo essersi sposato con la giovane pittrice svedese Nanni Hellström, Licini decide di abbandonare Parigi, dove stava avendo un certo successo, e di rientrare a Montevideo Corrado. E lì trova appunto la dimensione ideale per condurre una profonda riflessione esistenziale di cui si avverte appunto con grande chiarezza l'influsso nella sua produzione artistica. Negli anni 30 abbraccia a modo suo la pittura astratta, poi sul finire degli anni 40 e negli anni 50 elabora quelle che sono le icone più conosciute, le Amalassunte, gli Angeli Ribelli, fino ad arrivare appunto ai missili spaziali che risalgono agli anni 57-58. È un artista quindi che rispecchia nelle sue opere un sentimento di
di riflessione che lo apparenta certamente alla figura di Giacomo Leopardi, quindi nel corso anche di questa mostra sono stati organizzati degli incontri che serviranno appunto ad approfondire meglio la conoscenza della figura di questo artista. Riprenderà lunedì 29 luglio e proseguirà fino a domenica 1 settembre la mensa sostegno organizzata dalla Caritas diocesana per prendersi cura durante l'estate di quanti vivono situazioni di difficoltà e solitudine. La mensa si svolgerà nei locali del centro pastorale diocesano in via Roma 118 a Fano tutti i giorni, compresi i festivi. Le persone potranno condividere a tavola il momento del pranzo, riposarsi e passare qualche ora in compagnia. Come d'abitudine il servizio è organizzato in tre momenti. La fase di registrazione dalle 11.30 alle 12, il pranzo dalle 12 alle 13 e la possibilità di ritirare il pasto da sporto dalle 12.30 alle 13.30. Per usufruire del servizio è necessario iscriversi al centro d'ascolto della Caritas. Per maggiori informazioni potete contattare i numeri che vedete in questo cartello. La Fanesità entra nel vivo degli incontri dei giovedì della Confraternita. Domani, giovedì 25 luglio, si svolgerà infatti l'appuntamento dal titolo «L'incontro del Papa con i pescatori fanesi». Era il 12 agosto del 1984, 40 anni fa, quando Papa Giovanni Paolo II venne a Fano in visita pastorale dopo oltre 100 anni dalla precedente visita di Papa Pio IX. Fu una lunga giornata con i pescatori e l'intera città, che verrà raccontata da Carlino Bertini, priore della Confraternita del Suffragio, e dal giornalista Silvano Clappis, con la proiezione di una ricca raccolta fotografica proveniente dagli archivi dello stesso Bertini e della Comarpesca. L'incontro, che si terrà alle ore 21 alla Chiesa del Suffragio in piazza Cleofilo, è ad ingresso libero. Con i sassi d'autore si è fatto conoscere in tutta Italia e all'estero un'arte frutto di creatività nata quasi per gioco. L'autore è il fanese Stefano Furlani, intervistato da Cristiana Guerra. È un'arte iniziata quasi per gioco nel 2012 che, unita a passione, fantasia, creatività e amore per il mare, ha fatto sì che le sue opere venissero apprezzate in Italia e oltre confine, fino ad approdare in America. Con i sassi d'autore, il fanese Stefano Furlani si è fatto conoscere ovunque, portando un po' di Fano in giro per il mondo. Oggi siamo alla Bottega del Furlo in compagnia di Stefano Furlani. Stefano, che cosa sta realizzando? Allora, oggi nello specifico stiamo realizzando, o meglio, stiamo improntando un felino. Diventerà una tigre, un po' difficile immaginarsela, però io già nella testa ce l'ho, quindi se la guardate con attenzione, insomma, è facilmente riconoscibile. Ecco, così nasce una sua opera. Come viene composta poi successivamente? A grandi linee, ecco, si parte sempre dal sasso, chiaramente, che ti dà l'idea, e dal quale, insomma, continua a iniziare a preparare l'opera, a comporre l'opera. Poi ci vuole pazienza, ci vuole calma nel trovare i sassi complementari. Poi viene incollato il tutto. La figura viene posizionata tutta a secco, i sassi vengono posizionati a secco. Una volta che si è delineata l'immagine perfetta e proporzionata, vengono ripresi uno a uno, incollati e rimessi al proprio posto. Una passione è nata in che modo? Allora, una passione è nata, in questo caso, cioè, giocando, però è figlia della manualità e creatività, insomma, che ho sempre avuto grazie agli insegnamenti, grazie alla vita, no? Con mio padre, che lui tanto artigiano, e quindi anche lui è un creativo, manualità, creatività, insomma, è sempre stati parte della mia vita. La sua prima opera? Allora, la prima opera è stata, diciamo, l'ultima che ho fatto sui lettini del mare, dove è nata questa cosa. Sì, è un indiano che in pratica ci dispiace talmente tanto distruggere che abbiamo deciso di salvare, l'ho portato qua in negozio e gli ho preparato un fondo e da lì, insomma, è nata la prima opera, che è lui. L'ultima invece quale ha realizzato? Nella sua bottega ce ne sono un'enormità, ce n'è qualcuno a cui è più legato? L'ultima credo sia l'autoritratto di Van Gogh, come puoi vedere. Qui work in progress è continuo, perché magari vado in cerca di un sasso per terminare un'opera e ne trovo un altro che mi dà l'idea per un'altra opera, quindi sono
in continua evoluzione. La sua arte l'ha portato a girare in Italia e non solo. Sì, sì, è molto conosciuto, un po', diciamo, un po' in tutto il mondo, perché è un'arte molto singolare, quindi ho girato tanto l'Italia, Europa, Stati Uniti, un bel divertimento, dai. C'è stata una soddisfazione in particolare che ha avuto in questi anni? Forse sì, dai, il picco è stata la mostra in America. Quindi contattati per andare a esporre negli Stati Uniti non è cosa da poco, però ci sono stati tanti, è molto gratificanti, ecco, tanti personaggi famosi che hanno richiesto un'opera e altri che hanno chiesto di associarci una canzone, e l'intervista sul Sun di Londra, l'articolo, quindi tutti bei traguardi, ecco, tutti piccole grandi soddisfazioni. In questi anni c'è sempre stato qualcuno che le è stato vicino? Sì, 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 al di là dell'input iniziale che era mio figlio, che c'aveva all'epoca, c'aveva 4-3 anni, ho appassionato un po' tutti in famiglia, soprattutto mia moglie. C'ho i miei angolini a casa e lei, insomma, si è appassionata, ma anche tanto nella ricerca. Questa è l'opera di Dante che nasce in che contesto? C'era una volontà ben precisa di mia moglie, dobbiamo fare Dante, dobbiamo fare Dante, dobbiamo fare Dante. E io gli ho sempre detto, guarda, finché non troviamo il naso, Dante non nascerà. E è successo che abbiamo trovato il naso, mi piace sempre definirlo forse il livello più alto. Ecco, perché al di là della composizione c'è anche una somiglianza che è molto difficile da creare, da riportare con i sassi nei volti. Ci ho messo quasi 6 mesi. Stefano ha una pagina social per chi la volesse seguire? Sì, la pagina social si chiama Sassi d'Autore, sia su Instagram che su Facebook. Sabato 27 luglio alle ore 17 alla Darsena Borghese di Fano verrà inaugurata la mostra dal titolo Odori di mare e di terra, a cura di Mario Ercolani, socio del gruppo Filippo Montesi dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Metalmeccanico di mestiere, fotografo autodidatta, Ercolani ha sempre considerato la fotocamera un attrezzo con cui intrappolare le sensazioni che più colpivano la sua sensibilità. Non ho mai stampato 2 volte la stessa immagine, ha dichiarato, poiché ognuna ha suscitato in me una particolare emozione al momento della ripresa, emozione che riaffiora sempre, viva, ogni qualvolta porto l'immagine stampata davanti ai miei occhi. A Petriano domani prende il via il 52esimo Festival del Gallo d'Oro, un premio musicale riservato a voci, volti e talenti nuovi ed emergenti. 52esima edizione del Festival Gallo d'Oro si terrà a Petriano dal 25 fino al 27 di luglio. Come verranno divise le 3 serate? Allora, le 3 serate di festival sono divise partendo il 25 luglio, che è giovedì, con il Galletto d'Oro, dove i partecipanti sono dei bimbi e ci sarà una giuria d'eccezione che li giudicherà. Poi abbiamo la serata del 26 luglio con uno show anni 90, aperto a tutti. E il 27 luglio, che è la serata finale di sabato, con i cantanti del Festival Canoro della categoria Grandi. Quali sono i requisiti per poter partecipare a questo concorso? I requisiti, ovviamente, la passione per il canto, niente di più, non bisogna essere appartenenti necessariamente ad una scuola o essere professionisti, assolutamente no. Quindi è aperto a persone sia di tutte le età e possono avere anche un brano inedito? Possono avere cover o brani inediti. Verranno comunque giudicati dalla giuria prevalentemente in base alla canzone e non al tipo di canzone cover o inedito. Per il resto viene giudicato e premiato. Ci saranno anche dei primi in palio? Ci sono dei trofei per quanto riguarda la categoria Grandi, che sono i nostri galli d'oro, d'argento e di bronzo, che sono stati coniati apposta per la manifestazione. Il Galletto d'Oro, che è per i bimbi, verrà premiato con un trofeo il miglior cantante e tutti gli altri ringraziati con una pergamena. Inoltre ci sarà anche l'ingresso libero in tutte e 3 le serate? L'ingresso è sempre libero per accogliere tutti, senza discriminazioni e senza dover pagare un biglietto. Lo spettacolo è aperto a tutti. Thank you.
La proposta sportiva cittadina si arricchisce di una nuova scuola di calcio. Si tratta della Tre Ponti Academy, lanciata dalla Polisportiva, che si dedicherà alla formazione dei più piccoli, dai pulcini agli allievi. Già aperte le iscrizioni. C'è adesso un'opportunità in più per i bambini che vogliono fare calcio a Fano. È quella offerta dalla Tre Ponti Academy, un'idea che è venuta al presidente della Polisportiva Tre Ponti, Gino Bartolucci. Qual è stata la fonte di ispirazione? Diciamo che nella mia idea, da quando è nata la Tre Ponti 2008, che partimmo con il calcio amatoriale del CSI, poi nel 2020 naturalmente siamo partiti con la FIGC, terza categoria, non è che abbiamo grossi obiettivi di crescita enormi, però naturalmente siamo partiti bene, 3 anni di FIGC, 3 anni di playoff, perciò voglio dire siamo arrivati lì, però l'obiettivo è sicuramente sarebbe quello di andare in seconda categoria, però ecco è nata l'idea di approfondire il discorso con una scuola a calcio, Academy, perché per me i bambini, lo sport dei bambini lo vedo a priori a quello dei più grandi che fanno la terza categoria, però è nata questa idea. Naturalmente le strutture le abbiamo in abbondanza, perché diciamo abbiamo il campo di Bellocchi, che secondo me è uno dei migliori che ci abbiamo a Fano, campo in erba, e poi abbiamo a Tre Ponti un campo da calciotto sintetico ultima generazione, ha inaugurato 2 mesi fa, e 2 campi da calcio 5 che nel periodo invernale naturalmente danno un'opportunità in più, perché vengono coperti, riscaldati, perciò per i bambini più piccoli fare lo sport come se fossero in una palestra. Come si strutturerà l'attività della Tre Ponti Academy e quali saranno le caratteristiche salienti? Lo chiediamo al responsabile tecnico Omar Manuelli. Ma strutturato come tutte le scuole calcio di Fano, partiamo dai piccoli amici pulcini fino alla categoria allievi, e poi con gli anni vedremo se c'è la possibilità di fare anche una juniores per aiutare la terza categoria. Siamo, la scelta di accettare l'idea di Gino, del presidente, era proprio questa, perché abbiamo strutture importanti, belle, e per far calcio soprattutto con i bambini ci vogliono le strutture, quindi ce l'abbiamo, partiamo umili, una realtà nuova. Speriamo di avere tanti iscritti soprattutto nelle annate piccole per avere un proseguo migliore e magari una continuità nelle annate. Poi se riusciamo già a fare delle annate con categorie di ragazzini più grandi, giovanissimi, allievi, è tutto di guadagnato nel tempo. E rimaniamo a Tre Ponti di Fano, perché domani sera 25 luglio all'Arena BCC torna il Teatro Dialettale. A salire sul palco sarà la Compagnia del Gaffe con lo spettacolo Chi s'accontenta Got. Vedi Gattone, se so buono sono il violino, no? Come manca partita veramente da te? Anche quest'anno sarà protagonista la compagnia teatrale e il GAF, pronta a farci scoppiare di risate. Sì, allora, in un'epoca in cui tutti siamo dietro alla rincorsa dei budget e tutti siamo ad apparire, a mostrarci, a rincorrere, insomma, noi siamo qui a presentare una commedia che si intitola Chi s'accontenta God, quindi abbiamo un profilo basso, molto basso, però no, non è così, perché ci saranno risate, ci sarà un sacco di divertimento, saranno 2 ore veramente spassose. Questa è una commedia che stiamo portando in giro quest'anno e veramente, dove l'abbiamo rappresentata, abbiamo avuto veramente un grande, grande successo, perché è piena di situazioni paradossali, ha un ritmo veramente incalzante e pieno di personaggi che, guarda, non voglio rivelare niente, chi verrà all'Arena BCC poi si renderà conto e ci saprà ridire. Quindi chi si vuol divertire, chi vuol passare 2 ore di sano divertimento, giovedì 25 luglio deve venire all'Arena BCC per vedere il GAF, che rappresenta Chi s'accontenta God. Ebbene, noi ci fermiamo qui. Adesso, come sempre, le previsioni del tempo e a seguire uno speciale realizzato domenica sera alla festa della Cresciamatta e Oca in Porchetta a Tre Ponti di Fano. Seguirà poi una replica di teleracconto dedicato agli eventi del fine settimana ed in particolare al Palio dei Conti Oliva di Pian di Meleto e alla festa del vino di Pergola. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.